L'artista esistenzialista, buona serata a tutti. Sei quartine della serata, quasi della nottata a breve. Nessuno vive con un laccio al cuore, ha un potere infinito l'elisir dell'amore. Il diniego amoroso è come roccia calcarina che si frantuma in men che non si dica. Nessuno bacia l'anima, ma tutti accarezzano tette fighe. Quindi con un finale un po' anche provocatorio. Molto anche attuale, tra l'altro. Io credo che è complicato e difficoltoso vivere con un laccio al cuore, quindi con stati ansiosi, con sofferenze, diciamo, preminenti da ciò che si è vissuto negli anni. E credo che l'elisir dell'amore, l'amore sia un sentimento spettacolare, unico del suo genere, quindi ha un potere per certi versi infinito, riesce comunque a farti stare bene, sempre e comunque, anche quando le cose magari vanno male. Il diniego amoroso diventa una roccia calcarina che si frantuma l'eterico contatto, quindi si frantuma, si sfalda chiaramente, poi sai, mentre che non metabolizzi certe situazioni da dati di vista italiani, non è semplice. Complicato, nessuno bacia l'anima, tutti accarezzano tette fighe, cioè tendenzialmente baciare l'anima, cercare di entrare nell'animo di una persona penso non sia semplice, perché tutti noi guardiamo tendenzialmente, scusate, un po' di stanchezza a quest'ora, tette fighe, però fondamentalmente chi bacia l'anima? Ecco, spesso e volentieri siamo un pochettino improntati, abbiamo un imprinting visivo che è quello che tendenzialmente è il focus pregnante. Per quello che riguarda la fisicità, ecco, l'estetica di una persona, di una donna, fate voi cambia poco, però poi quanti cercano di entrare nel frutto a snocciolarne l'essenza? Poche persone. Ci sono principesse senza corona né castello, ora so per certo che non tutti i cieli sono azzurro pastello, ogni gioia ha il suo dolore, ogni pecora ascolto un unico pastore. Tante principesse o persone interessanti o presunte tali o che si credono tali, poi ognuno di noi la pensa come cavolo vuole, rischia di rimanere per certi versi senza corona né castello. Perché quando poi si mercifica il proprio corpo, non si ha dignità, si scende sempre comunque a compromessi, spesso e volentieri negli anni, ecco che la principessa perde un pochettino tutto. Corona e castello. Non tutti i cieli sono azzurro pastello, perché c'è il canonico contemporaneo, il vedere, l'avere una visione che poi per certi versi è la stessa sempre. No, io credo che se non siamo aperti a 360 gradi, tra virgolette, ecco che non c'è necessariamente un cielo necessariamente azzurro pastello. Quel cielo può essere poi per certi versi violaceo, che ne so, rosa confetto, rosso cremisi, cioè per dire con dati tipi di sfumature, di striature particolari, o venature particolari, ok. Perché anche a seconda di noi che incontriamo, con cui siamo, con cui ci diciamo parliamo, cerchiamo di entrare in empatia, tendenzialmente è incredibile, abbiate pazienza. E quindi credo che ogni gioia ha il suo dolore, sono tante sofferenze che sono raccolte dentro di noi e quindi non possiamo sapere se quando escono fuori. E ogni gioia è anche un bel ricordo, per esempio un genitore che non c'è più, c'è la gioia e il ricordo di quello che ha rappresentato, però c'è il dolore per la semplice fatto che magari non c'è più, come dicevamo. Quindi, sai, ogni gioia è attaccata a il suo dolore. Ogni pecora ascolta un unico pastore, sì, perché poi i consigli possiamo dare a chiunque, ma quante persone poi ci ascoltano? Poche persone, quelle magari che hanno fondamentalmente fiducia in noi. Cioè, abbiate pazienza, però purtroppo non si è potuto fare a orari differenti questo video, è un pochettino complicato questo. Il martello bacia il chiodo, ogni cravatta il suo nodo, vivi per Cristo e sarai sempre sereno. Non tenere pigiato continuamente il pedale dell'acceleratore, piuttosto ricordati che di tanto in tanto va tenuto in considerazione anche il pedale del freno. Anche qui un finale provocatorio, sferzante, spigoloso, aioso. Il martello cosa fa? Bacia il chiodo, quindi ha questo intimo contatto con il chiodo, sempre e comunque. Molti dicono chiodo scaccia chiodo, ok.
ma qui è il martello che è sul chiodo e quindi sono in intimità pregressa dalla notte dei tempi, così come qualunque cravatta ha il suo nodo. Non è che tutte le cravatte hanno innumerevoli nodi, può essere anche così, ma tendenzialmente ognuna ha il proprio nodo. Chi ha il nodo stretto, chi ha il nodo largo, chi riesco, cioè, per dire che ogni situazione ha un capo e una coda. Si vede momenti e mutamenti in tante situazioni. Vivi per Cristo, con Cristo in Cristo, e tendenzialmente sarai sempre sereno. Se la tua vita è vissuta in funzione del nostro Signore, non pensi al lavoro, alla famiglia, a qualunque cosa, ma solo e esclusivamente l'unico che non ti chiederà mai niente è il nostro Signore. Non ha mai chiesto niente e mai lo farà. Anzi, forse siamo sempre solo noi che chiediamo talmente poco. Boccataci. Io credo che tanti premono sempre sull'acceleratore fin quando magari rischia di bruciarsi il motore. Tante volte un pochettino dovrebbero rallentare, tenendo in considerazione che per certi versi, ecco, va utilizzato anche il freno. Dobbiamo anche un pochettino certe volte rallentare, che non possiamo avere dei ritmi folli. Perché ripeto, alla fine poi si rischia di fare anche brutte figure per certi versi. C'è una linea sottile che divide il bene e il male, vogliatevi bene sempre e che ogni giorno sia sempre Natale. Abbiate pazienza, la gentilezza non è per tutti, anzi oggigiorno è un lusso, non rimanete ancorati al passato o eccessivamente protesi verso il futuro, piuttosto non dimenticate mai che la vita è adesso. Credo, e quindi poi c'è anche un finale, anche in questo caso, che è abbastanza intimista ed introspettivo. Attenzione, tendenzialmente credo che ci sia una linea talmente sottile, stasera non lo so, talmente sottile che divide il bene e il male, non potete immaginare. Tanti pensano che ci sia il bene e ci sia il male, no, signori, sono talmente intimamente connessi, vicini, che un piccolo, diciamo, movimento, micro oscillazione ci può portare dall'altra parte. Ecco perché, come spesso dire io, dobbiamo stare attenti come ci comportiamo, come ci poniamo, la nostra etica comportamentale, l'educazione, essere sicuramente, avere un atteggiamento di empatia, di fratellanza, di misericordia, di carità, bla 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 bla, non è semplice. Vogliatevi sempre bene, sempre, sempre, comunque è difficile, perché poi esiste Natale, Pasqua, no. Tutti i giorni deve comunque essere Natale, se noi vogliamo, per certi versi, che la nostra vita vive in funzione di nostro Signore, quindi come elemento di raffronto pregnante, importante e quant'altro. Credo che la gentilezza non appartenga a tutti, è un lusso, oggigiorno è un lusso, a livello carattere comportamentale c'è tanta cattiveria, ipocrisia, e quindi oggigiorno avere a che fare con persone gentili fulmine a ciel sereno, quindi non è per tutti. Non ha senso rimanere ancorati troppo al passato, vivere troppo nel futuro, essere, diciamo, preposti, protesi, diciamo, veicolati oltremodo verso il futuro, ciò che sarà, perché poi non sappiamo domani mattina se ci alzeremo. Io credo che dobbiamo prendere atto che la vita è adesso, vivere il momento, carpe diem, cogli l'attimo, e tendenzialmente questo è più di ogni altra cosa il senso dell'umana esistenza. La vita denota innumerevoli sfumature, il creato presenta policrome e particolari creature, c'è cioè un mondo vattato al di là della montagna che non tutti sono in grado di percepire. Per alcuni vivere intensamente equivale a morire. Ennesima provocazione anche qui nel finale, molto spigolosa, ma anche introspettiva. Metà è metà. 50 e 50, ecco, la vita ha tante, tante sfumature, esistono gioie, dolori, pregi, difetti, bene, male, fate voi. Ecco che noi dovremmo essere bravi ad assaporare la rosa sapendo che possiamo magari anche mordicchiare la spina. E se la rosa ci può portare godimento, gradevolezza, giovamento, anche la spina ci può un pochettino arrossare, tagliuzzare, fate voi per certi versi, non so, graffiare, però tutto ha un senso anche mordicchiare la spina, perché tutto fa esperienza, attraverso quell'esperienza noi possiamo comunque avere
un minimo di crescita. Il creato ci dà tanto, il creativo, il poeta tendenzialmente si affaccia, vede la panoramica, comincia a scrivere, quindi presenta delle creature, quindi policrome, tanto colorate e particolareggiate, soprattutto negli anni c'è una fauna autoctona che comunque è cambiata negli anni per il mutamento climatico. Io credo che se riusciamo a guardare al di là della montagna e percepire cose sottili che gli altri non percepiscono, se siamo un pochino più espansi, più aperti e non sempre chiusi, con i paraocchi come gli asinelli, riusciamo a vedere al di là della montagna un qualche cosa, un mondo ovattato che non tutti riescono a vedere. Ecco, credo che non dovremmo guardare le cose dalla stessa angolazione da dove la guardano tutti, ma con un pochettino più, ripeto, di forma mentis un po' più ampia. Io credo che alcuni, quando vivono intensamente o vanno troppo oltre, cominciano a morire dentro, hanno paura di mettersi in discussione, quindi alcuni invece di vivere con una certa intensità riescono a stare sempre solo dietro le quinte, non rischiare un cazzo e quindi sono comunque già morti dentro. Non è un giudizio, sono esperienze di vita vissuta, credete. Non sono solo per giudicare. Non c'è rosa senza spina, la depressione prima ti accarezza e poi ti uncina, il povero desidera un bicchiere d'acqua, mentre al ricco non basta più neanche la luna. Tutti guardano l'ago, ma nessuno osserva accuratamente la cruna e poi vi lascio alle cose vostre, diciamo, augurandovi una serena serata, se non addirittura nottata. Non c'è rosa senza spina, o spina senza rosa, sembra un po' un gioco forza, un prendere atto che c'è le cose belle, quelle meno belle, ma fa parte del gioco, quindi sia tocca con mano, si bacia la rosa, ma sapendo che cioè, rischi di accarezzare anche la spina o viceversa. La depressione non avviene, diciamo, da un momento all'altro, ti accarezza pian piano e poi ti uncina, ti graffia. E quando ci sei dentro, poi uscirne è un gran problema perché hai magari deficit d'autostima, perché non riscontri la realtà circostante un pochettino ciò che vorresti vedere a livello sociale, familiare, lavorativo, fate voi, è tendenzialmente un gran problema. Il povero si accontenta di un bicchiere d'acqua, poca cosa, mentre poi se noti il ricco con gli anni non gli basta neanche la luna. Comincia con la luna, vuole stelle, le galassie, gli universi, sempre di più, una droga continua. Credo che dovremmo essere bravi non sempre a guardare l'ago, ma anche la cruna, il punto specifico laddove il filo di cotone entra e esce con una certa accuratezza, ponderazione, l'essere magari certosino e quant'altro, perché tutti riescono a guardare ciò che c'è al di fuori di un contesto e pochi sono quelli che entrano nel merito della cosa e cercano di vedere non il frutto nella sua estetica, ma nella sua profondità. E se quando si riesce poi ad arrivare a questo è diciamo una gran bella cosa perché probabilmente si è riuscito un attimino ad andare oltre e a capirci un pochettino qualcosa in più di ciò che ci aspetta per crescere e migliorare su questa, diciamo, travagliata terra. L'artista esistenzialista, buonanotte a tutti.